Salve a tutti e benvenuti alla revisione finanziaria quotidiana del lunedì. Ecco le odierne storie da prima pagina sui mercati. Gli indici azionari europei sono saliti leggermente, sostenuti dalle speranze che l'inflazione potesse superare il suo picco, mentre i mercati hanno attenuato le loro aspettative per i futuri aumenti dei tassi della Federal Reserve. I dollari australiani e neozelandesi hanno guadagnato contro il greenback, attestandosi appena al di sotto dei livelli di resistenza, con i trader che hanno guardato i rapporti sui prezzi di consumo locali questa settimana, che dovrebbero mostrare un picco dell'inflazione. Nel tentativo di migliorare la qualità costruttiva dei suoi interni, Tesla installerà nuovi robot che ispezioneranno la misura e la finitura. È stato sufficiente nel migliore dei casi nel corso degli anni, e anche se ci sono stati molti miglioramenti nel corso del tempo, ci sono ancora problemi e Tesla sembra essere pienamente consapevole di questo. L'ultima sessione ha visto il dollaro americano guadagnare lo 0,9% contro lo yen giapponese. Il MACD sta dando un segnale buy. La coppia Bitcoin-dollaro americano è aumentata dell'1,2% nell'ultima sessione, dopo aver guadagnato fino al 2% durante la sessione. L'oscillatore Ultimate sta dando un segnale sell. L'oro ha avuto un leggero aumento dello 0,1% rispetto al dollaro americano nell'ultima sessione. L'indicatore Williams indica un mercato overbought. La coppia petrolio grigio-dollaro americano è aumentata dello 0,4% nell'ultima sessione, dopo aver guadagnato fino all'1,6% durante la sessione. L'oscillatore Ultimate sta dando un segnale buy. Il Red Book Index degli Stati Uniti sarà rilasciato alle 13.55. L'indagine sulla fiducia dei consumatori GFK della Germania alle 7, il Jibun Bank Services PMI del Giappone alle 0.30. Il Jibun Bank Manufacturing PMI del Giappone sarà rilasciato alle 0.30, l'indebitamento netto del settore pubblico del Regno Unito alle 7, la 52-week bill lotion degli Stati Uniti alle 16.30. Ci auguriamo che abbiate apprezzato la revisione finanziaria del lunedì. Ognuno di noi qui presente si auspica che il giorno di negoziazione sia per voi produttivo. Vi ricordiamo di unirvi a noi domani mattina per gli eventi e le notizie più recenti relative ai mercati finanziari.